Il Sindaco metropolitano di Napoli, Luigi De Magistris, ed il Procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Vincenzo Cottone, hanno sottoscritto questa mattina nella sede della Procura di via Pedigrotta un protocollo d'intesa tra le due istituzioni per il conferimento alla Polizia provinciale di Napoli di deleghe attinenti al contrasto al vasto e grave fenomeno dell'abusivismo edilizio, alle aggressioni al territorio, allo smaltimento illecito dei rifiuti e alle relative bonifiche. L'intesa intende perseguire comuni obiettivi di conoscenza delle attività illecite che causano danni all'ambiente e all'erario, di individuazione e perseguimento dei responsabili, nonché di potenziamento delle strutture innovative, informatiche e digitali rispetto al raggiungimento di tali obiettivi. In tale ottica la città metropolitana di Napoli metterà a disposizione della Procura Generale della Corte dei Conti un nucleo specializzato di sei agenti che andranno ad affiancare le risorse di Polizia Giudiziaria in materia ambientale. Di fatto eh, noi ora sappiamo che c'è un nucleo della Polizia Giudiziaria eh, provinciale che è destinato a seguire queste nostre vertenze e quindi riusciremo ad avere maggiore attenzione e maggiore professionalità per quanto riguarda l'esecuzione delle deleghe. Quando è nata la città metropolitana, l'orientamento legislativo era quello della dismissione della Polizia Provinciale. Noi, come Città Metropolitana di Napoli, ci siamo battuti perché questo non accadesse. Perché la Polizia Provinciale è importante per il controllo di legalità in alcuni settori strategici, come l'ambiente. Ci abbiamo lavorato, abbiamo costruito un percorso giuridico, una sostenibilità economica, finanziaria e di bilancio. La Polizia Provinciale l'abbiamo salvata. Ma oggi l'abbiamo voluto anche valorizzare in questi mesi e in particolare con due protocolli di grandissima rilevanza, uno con l'autorità giudiziaria ordinaria, con la Procura Generale e le Procure del Distretto e un'altra con la Procura Regionale della Corte dei Conti, a dimostrazione che sono due ambiti di controllo giurisdizionale distinti, entrambi di altissima incidenza sui profili istituzionali del nostro Territorio. È una collaborazione istituzionale, ognuno agisce con la propria autonomia e i settori stabiliti dalla, dalla legge, quindi si tratta di un'assegnazione di unità di personale alla Procura della Corte dei Conti che agirà in totale autonomia in settori strategici per l'interesse collettivo di tutti, che sono quello dell'edilizia, sono quelli dell'ambiente, delle bonifiche e del controllo di legalità in generale.